L'orto botanico di Genova è stato donato da Thomas Embury alla fine dell'Ottocento alla città ed è stato costruito appositamente per contenere le collezioni, per essere studiate dai botanici e per essere visibili alla popolazione. Sono delle cicadacee e sono delle piante molto rare, non sono in commercio perché sono piante in via d'estinzione, però si trovano negli orti botanici perché sono arrivate, sono piante secolari. E hanno portato via queste piante che sono di un grande valore, sono comparabili a delle opere d'arte. Hanno portato via la pianta dall'orto botanico così com'era. Ci sono altre piante di così grosso valore? No, ci sono dei bei esemplari molto ben cresciuti, molto vecchi, però le cicadacee sono piante di per sé di grande valore.